Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi siamo qui in questo nuovo video in compagnia dei Gormiti. Eccoci qui ragazzi, guardate un po' qua cosa ho recuperato per voi oggi, ma guardate un po' qua, ma guardate un po' qua. Il nuovissimo box della nuovissima serie dei Gormiti. Ebbene, siamo arrivati alla Wave 10. Non finiscono più questi Gormiti, ragazzi. Allora, abbiamo in questa nuovissima collezione 8 personaggi inediti. Vediamo un po' dove li ho visti. Eccoli qua. 8 personaggi inediti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Lord Tritheon Oro, che proveremo a trovare, speriamo di beccarlo. Già ne ho visti un paio che mi piacciono parecchio, tipo questo e questo. Allora, io non mi perderei troppo in chiacchiere, andiamo immediatamente ad aprire queste bustine perché sono curioso innanzitutto di vedere se riusciamo a completare questa nuovissima wave della terza stagione. Ogni bustina, come sapete ormai da tempo, costa 4,50 euro e include un gormita, la sua card e il codice. Ok, cominciamo da questa, vai. Allora, sono 12 ragazzi in questo box, oggi apriremo 12 bustine. Partiamo dalla prima. Allora, vi informo prima di iniziare a vedere tutti quanti i nostri personaggini che tutti i gormiti che spacchetteremo saranno in vendita, di conseguenza a fine video in descrizione trovate tutti i miei contatti, mi contattate se vi interessano e ci metteremo d'accordo. Allora, qui c'è la checklist ovviamente di quello che abbiamo appena detto, la vediamo. Eccoli qua, la stessa immagine che sta sul box. E qui niente, ci viene sempre indicato insomma che all'interno c'è il codice, come giocare e bla bla bla, via, non ci interessa. Allora, qui c'è la card che non posso mostrarvi il codice perché ovviamente chi acquisterà i gormiti avrà a disposizione anche le card, ovviamente tutti i codici. Lord Tritheon, abbiamo beccato immediatamente Lord Tritheon, guardate quanto è figo, infatti se non sbaglio era proprio quello che mi interessava, no, era questo quello che mi piaceva di più, vabbè, vediamo un po' se è la versione gold o la versione normale, guardate quanto è figo, guardate quanto è bello, guardate che bei colori, mi piacciono veramente moltissimo questi colori. Con questa parte trasparente devo dire ragazzi che la qualità sta salendo di questi gormiti, sta salendo, devo ammettere che sta salendo, guardate che rifiniture belli belli belli, eccolo qua. E uno lo mettiamo qui, poi dopo li vediamo tutti insieme. Andiamo avanti con la seconda bustina, vediamo chi c'è qua. Qui c'è la card con il codice Elemental Titan. Ecco, questo era quello che volevo trovare perché è veramente bello, mi piace molto la posa e tutti questi accessori che ha con sé. Guardate che bello, fantastico ragazzi. Con questo color mezzo oro, questo bel grigio verdino, bello bello bello. Elemental Titan, eccolo qua. Questa è la sua card. Ok, andiamo avanti con la terza bustina, vediamo cosa abbiamo beccato. La terza bustina, io vado sempre di card, vado fuori inquadratura per non mostrare il codice. Oppla, eccolo qui, Hurricane, Hurricane, fighissimo anche Hurricane, una nuova evoluzione
di questo Hurricane, l'abbiamo già visto in molte vesti diverse, così come la gran parte dei gormiti che conosciamo, però devo dire che queste rivisitazioni sono molto 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 belle, uno più bello dell'altro. Guardate qua, anche con la colorazione stanno migliorando, non ci sono più quelle sbavature, o perlomeno ce ne sono molto meno rispetto a quelli che abbiamo visto nelle primissime edizioni. Hurricane, e questo è il terzo. Perfetto, quarta bustina, dai, che ce ne abbiamo ancora 8 da aprire, Chi ci abbiamo qui? Lord Tritium, potrebbe essere un doppione, come invece potrebbe essere la versione Gold. Quale avremo beccato? Vediamo un po'. La versione Gold! La versione Gold! E vai! Eccolo qui! Dai che completiamo la collezione! Dai che la completiamo! Allora, dov'è la sua card? Qui mi perdo tra le card. Eccola qua, che poi la card è simile, a parte il codice che sarà diverso, è simile a Lord Tritium regolare, il normale. Quinta bustina. Vediamo cosa c'è qua. Oh, un nuovo personaggio. Antium. Vediamo un po' com'è fatto questo Antium, molto bellino anche lui. Eccolo Antium, bello. Ecco qui anche Antium con la sua card, e finora ne abbiamo 5 diversi, 5 diversi. Acquistando ovviamente questi gormiti, ragazzi, vi risparmierete la fatica e la spesa inutile di soldi di trovare tutti i doppioni se comprate le bustine magari così singolarmente. Sicuramente troveremo la collezione completa, me lo auguro. In questo modo vi potete risparmiare molti soldini e avere tutta la collezione al completo. Abbiamo un nuovissimo personaggio, eccolo qui, non è un doppione, meno male. Chi è questo? Zarnok, bello. Questo era il secondo che mi piaceva di più tra tutti questi nuovi personaggi, e abbiamo trovato anche lui, Zarnok. Guardatelo qua, belli questi colori, sto violetto. Bello, questo fucsia, questo verde acqua, bellissimo. Mettiamo qui, dopo faremo uno zoom su tutti quanti i personaggi. Adesso in primo piano abbiamo il box che continua a sfornare bustine. Siamo arrivati alla settima bustina. Alla settima, e questa non si apre, ecco. Ta-da! Vediamo un po' chi c'è qua. Vediamo un po' chi c'è qua. Lord Titano! E anche lui, se non sbaglio, non l'abbiamo trovato ancora, Lord Titano. Ecco Lord Titano. Oh, che bello sto Lord Titano. Hanno praticamente, con questa parte traslucida, hanno alzato e non di poco la qualità delle sculture, ragazzi, dei dettagli. Guardate che roba, è veramente bellissimo. Vedete come filtra la luce. È veramente un dettaglio notevole questo, mi piace veramente un casino, quasi quasi non me li vendo più. Sono bellissimi, sono... No, scherzo. Sono tutti per voi, ragazzi. Basta che mi contattate, in descrizione trovate tutti i contatti. Mettiamo qui anche il nuovissimo Lord Titano. Andiamo avanti con l'ottava bustina. Vediamo cosa c'è qui. Beh, probabilmente adesso qualche doppione salterà anche fuori, E infatti l'abbiamo chiamato, eccolo qui, Antium. Ok, ma ci sta, le bustine sono 12. Noi i personaggi che invece dobbiamo trovare nuovi sono 8, perché la collezione è composta da 8 personaggi più Lord Tritium Gold.
Quindi direi che ci siamo quasi, forse ne manca uno, credo, no? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ne mancano due, ok. Beccheremo anche i due mancanti. Primo doppione, Antium. Separerò i doppioni dalla lista invece di quelli nuovi. Vediamo, Vediamo chi c'è qua. Vediamo chi c'è qua. Oppla! E Diakos! Ecco qui Diakos che si aggiunge alla lista di quelli mancanti. E quindi finora abbiamo 7 personaggi, tutti diversi e nuovi. Ecco Diakos, anche lui con queste parti trasparenti che mi fanno morire. Sono bellissimi, bellissimi. E questo non esce fuori. Eccolo qua. Il nanetto di Diakos, guardate che bello, 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 bello. Ah, mi fermerei ora a guardare questo dettaglio così trasparente, lo so, sono ripetitivo, ma mi piace un casino e sicuramente piaceranno anche a voi. Diakos, avanti, ci rimangono 3 bustine da aprire e un personaggio ancora tra quelli inediti da trovare. Vediamo un po' se l'abbiamo beccato. Chi ci abbiamo qui? Un altro Diakos. Ok, quindi il secondo doppione di questo spacchettamento. Lo mettiamo qua. Vabbè. Andiamo avanti. 2 bustine, la suspense qui cresce, ragazzi, La suspense cresce. Vediamo un po'. Hurik! E li abbiamo beccati tutti. Qui addirittura abbiamo una doppia card. Come mai c'è questa doppia card? Come mai? Perché? Perché? Ne hanno messa una in più? Che ci importa? Allora. Ecco qua. Bellissimo anche Hurik. Guardate qua con questi pugni infuocati. Fantastico, bellissimo, arrabbiatissimo, tutto corazzato. Ecco qua, Hurik, doppia card per Hurik. Non lo so, forse sarà stato un errore, ne hanno incluse 2. Vabbè, ce ne abbiamo 2. E la collezione è completa, ragazzi. Quindi avrete a disposizione 8 personaggi nuovissimi più Lord Tritheon Gold. Praticamente tutta la collezione di questa serie 10. Al completo, questo sarà il terzo doppione. Eccolo qua, infatti, un altro Hurik. Ok, che si va ad aggiungere alla lista dei doppioni. Che saranno in vendita anche questi, ovviamente. Ecco qua. Hurik. Ok, ragazzi, adesso faremo uno zoom, una bella panoramica su tutti questi gormiti. E ci vediamo tra un microsecondo. Eccoli qui ragazzi, tutti quanti in bella mostra, Hurik, Hurricane, l'elementale Titano, Lord Tritheon, Lord Titano, Zarnok, Antium, Lord Tritheon e Diakos. Questi sono tutti i personaggi nuovi di questa nuovissima edizione e potrete acquistare semplicemente contattandomi. In descrizione trovate tutti i miei contatti. Questi, come vi dicevo, sono i doppioni, in vendita anche loro, qualora avete già parte della collezione magari e vi mancano proprio questi 3, potete prendere anche questi 3. Ok ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dai Gormiti!